Mario va in palestra da circa un annetto, si è allenato tanto, ma ha ottenuto pochi risultati. Questo perché Mario non segue una scheda di allenamento, non si fa seguire da nessuno, non sa come eseguire bene gli esercizi e non sa nemmeno quali sono i suoi massimali. Se invece Mario avesse saputo cosa fare nell'ultimo anno di palestra, avrebbe ottenuto molti più progressi. Mario sta decisamente sbagliando qualcosa. Però devo dirtelo, io sono stato sempre un po' come Mario, infatti non mi sono mai fatto seguire da nessuno. Non ho mai avuto un coach, non mi sono mai fatto preparare una scheda e per questo a mio parere ho ottenuto dei progressi molto più lentamente di quanto avrei potuto se mi fossi fatto seguire da qualcuno. C'è da dire un'altra cosa, sono sempre stato molto autodidatta, nel senso che in questi anni di esperienza in palestra, nell'allenamento eccetera, ho imparato tutto da me, proprio perché andavo a cercare le cose e poi le applicavo sul mio fisico. Ma il mio consiglio spassionato è: fatti seguire da qualcuno che ha l'esperienza, in modo tale che possa insegnarti le cose e tu le impari molto più rapidamente rispetto a farle da solo. In più, se hai qualcuno che ti segue, fagli molte domande, in modo da potergli estrarre più informazioni possibile e quindi oltre a ottenere progressi più rapidamente perché ti fai seguire da un esperto, allo stesso tempo impari molte cose perché te le fai spiegare. Questo è il mio consiglio spassionato. Perché ti dico tutto questo? Perché finalmente dopo tipo diciamo 5 anni che mi alleno seriamente mi farò seguire da un coach per la prima volta. Chi è il mio nuovo coach? Who's that Pokémon? It's Pikachu! Non te lo dico ancora, te lo farò sapere più avanti. Però sappi solo che è un animale, è veramente veramente una bestia. E PS, in che ambito sarà il mio coach? Nell'ambito del calisthenics. Io infatti non mi alleno più nella sala pesi o nella palestra, ma mi alleno a corpo libero completamente. Quindi ho un nuovo coach di calisthenics e questo mio nuovo coach mi ha chiesto di testare i massimali in modo da capire qual è il mio punto di partenza, ed è quello che farò in questo video. E ho fatto tutta questa intro per farti capire l'importanza di testare i massimali. Infatti i massimali sono importantissimi per capire qual è il tuo punto di partenza e poi impostare la scheda di allenamento che verrà nei prossimi 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesi. E anche l'importanza di farsi seguire da qualcuno più esperto di voi che possa insegnarvi molte cose molto più rapidamente. Che massimali devo testare in questo video? Max reps, ovvero il numero massimo di ripetizioni di muscle up, push up, dips e trazioni. E poi un RM, ovvero una ripetizione con più chili possibili di trazioni e dips. Partiamo! Adesso proverò il mio massimale di muscle up e dips a corpo libero, quindi max rep. Dato che il mio coach mi ha detto di testare i massimali in diverse giornate, questa mattina farò questi due test, quindi muscle up e dips max rep. Max rep dips. Sicuramente ne ho più di 50. Molto probabilmente ne ho sulle 55. Difficilmente ne ho sulle 60. Queste sono le mie previsioni. Vediamo che combino. Dai. Sono sceso troppo l'ultimo cavallo. Ne ho fatte 65 e vi direi, sono molto sorpreso dalla mia bestialità assurda. Vero coach? Allora, secondo giorno dei test dei massimali, partiamo con una roba molto semplice che è una trazione esplosiva con 15 kg. Me l'ha chiesto il coach, vediamo cosa combina. Trazione esplosiva andata, adesso massimale di trazioni. L'altro giorno ne ho fatte 30 tipo ed ero anche un pelo stanco, non erano pulitissime, però 30 è un bel numero. Adesso proverò a rifarle, vediamo se combino. Penso siano tutte valide. 31 mi piace come numero, eh.
Sono uscito dalla palestra perché dentro c'è una musica della Madonna, quindi semplicemente le intro dei massimali ve le faccio qui fuori. Fatti i pull up, sono molto felice dei 31, non li avevo mai fatti. Mi auguro che siano anche validi, me lo so per dire il coach. Adesso massimale push up, ho onestamente paura, perché? Perché so che dovrò fare un tipo 80-90 e sarà una sofferenza totale. Quindi adesso vado dentro, mi preparo mentalmente e mi prendo sti push up. I push up sono il mio punto forte, quindi non posso andare male. Fammi sapere nei commenti secondo te quanti ne faccio. Come la carica dei cuccioli. Allora Leone, la mia intenzione era di fare anche gli ultimi due massimali oggi, ovvero un RM di trazioni, ovvero più chili possibile sulle trazioni, una rep, e un RM di dips. Ma guardami, sono quasi da portare in ospedale. No, scherzi a parte, dopo questi push up sono morto, quindi dato che anche stasera mi alleno, la finisco qua per oggi e ci vediamo domani che faccio gli ultimi due massimali. Leone, terzo giorno di massimali, ho deciso di fare questa intro in Slav Squat. Oggi cosa mi aspetta? Un RM di trazioni, un RM di dips. Per le trazioni penso di stare intorno ai 60-65 kg. Per i dips vorrei dirti 70-75-80. Adesso vado dentro, sono già caldo e proviamo. 55 kg. 60 kg. Appena fatto 60 kg di trazione, non esagero andando a 65 perché i 60 li ho sentiti molto tirati, molto al limite, quindi provo con 62 e mezzo. Se ce la faccio poi passo ai 65. Da un po'. 62 e mezzo. Non lo so, da capire, ma mi fermo qua. 75 kg. Ne ho ancora. Siamo a 80 kg, penso che sarà l'ultimo tentativo, ma vediamo. Forse anche gli 85. Vediamo se supero i miei limiti e arrivo agli 85. Ok, let's get it. 85 kg fatti. Mi fermo qua perché di più non ne ho. Quindi questi erano i miei massimali, in futuro scoprirai chi è il mio nuovo coach. Sia chiaro, il mio obiettivo in questo periodo della mia vita è di migliorare nei Barbarian Requirements. È un circuito che mi è entrato in testa, voglio davvero davvero migliorare e ipoteticamente anche riuscirlo a chiudere in meno di 5 minuti. Il mio lavoro qua è finito, ci vediamo nel prossimo video.